Signori, buonasera, benvenuti a tutti, benvenuti innanzitutto al Presidente Paolo Gentiloni che oggi con noi inaugura questa 38esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. Benvenuti ai signori ambasciatori, alle autorità e a tutti voi. È il primo incontro di questa 38esima edizione del meeting. Quello che abbiamo ereditato deve essere riguadagnato, a questo ci invita il titolo, e questo è l'orizzonte di questo meeting. È un orizzonte che non possiamo non dire che proprio in questo momento si carica ancora di più di domande drammatiche, proprio nel momento in cui ancora una volta siamo chiamati a confrontarci con la violenza nichilista di chi disprezza la vita, di chi disprezza la vita distruggendo la sua e quella degli altri. E sicuramente i fatti di Barcellona ci costringono a domandarci ancora con maggiore intensità se abbiamo ragioni adeguate per vivere e se abbiamo ragioni adeguate per vedere morire, perché un tempo come questo chiede non meno che ragioni di questo genere, credo, e anche questo meeting non può non essere all'altezza di queste domande. All'altezza non di rispondere, ma di sapersi mettere in gioco con lealtà davanti a queste domande, perché se le risposte possano venire, vengano. E quindi cosa ci possiamo aspettare da questa settimana, dai dialoghi, dalle testimonianze, da tutto quello che guarderemo e scopriremo insieme? Io credo che ci siano alcuni guadagni che possiamo attenderci, mi permetto di citarli. Il primo guadagno che possiamo aspettarci credo che sia che questo meeting contribuisca a far crescere la consapevolezza che ognuno di noi è l'esito di un'eredità. È una consapevolezza che non necessariamente abbiamo, di cui non necessariamente siamo pieni, che consistiamo perché siamo intessuti da e di un'eredità, perché siamo figli, perché abbiamo un'identità nazionale, perché abbiamo un orizzonte di valori, in molti casi una religione. Tantissimi di noi vengono da 70 anni di pace. Ognuno di noi è segnato da una storia, da un'educazione, da un incontro, da incontri che hanno determinato la vita. E questa è una eredità di cui essere consapevoli. Credo che sia questo il primo guadagno da aspettarci. Ma il secondo possibile guadagno e che non possiamo non provare a verificare se questa eredità ricevuta, se tutto questo patrimonio dato tenga e sia utile oggi, di fronte a questo immenso cambiamento d'epoca, di fronte a tutto quello che accade e che, non possiamo nasconderlo, ci riempie anche di paura, di sgomento e di paura. Quindi il paragone con l'oggi, il paragone con queste sfide, vedere se questa eredità tiene. Ma c'è un terzo aspetto, un terzo possibile fattore che può connotare queste giornate, che per me è il più affascinante e anche il più commovente dell'avventura che iniziamo oggi insieme, ed è che il percorso di verifica della mia eredità mi rende irriducibilmente compagno di tutti. Non mi porta a chiudermi nella mia identità, nella mia eredità, ma mi rende compagno di tutti, di ogni uomo, qualunque sia la sua storia, qualunque sia la sua origine, qualunque sia la sua eredità. Perché ciò che abbiamo in comune tutti, ciò che io ho in comune con tutti, è il desiderio di bene, di vero, questo è uguale per tutti. Il cuore parla la stessa lingua su questo. E la sfida che la realtà ci pone, d'altra parte, è uguale per tutti. Le differenze sono gli strumenti che usiamo, le categorie di giudizio che applichiamo, le eredità culturali che ci definiscono, le sensibilità, le storie, gli accenti. Ma è dentro queste diversità
che appunto si intessono i fili del dialogo, dell'incontro e, dico con grande convinzione, del perdono reciproco. Credo che senza questo sarà difficile andare avanti. In questo contesto, pertanto, ringrazio ancora una volta il Presidente Gentiloni per la sua presenza, che ci permette, a noi che organizziamo il meeting, ma credo a tutto il popolo del meeting, di mantenere vivo un dialogo che ci sta particolarmente a cuore, del dialogo con chi ha la responsabilità ultima della cosa pubblica, perché tanti di noi hanno imparato da Don Giussani ad avere stima di ogni aspetto della realtà e non ultimo della politica, a guardare con impegno e responsabilità le urgenze e i bisogni nostri e degli altri. E abbiamo imparato che la vera risorsa in tutto questo è il desiderio di bene che tutti gli uomini portano con sé. Ecco, Presidente, noi vorremmo che anche questo nostro meeting fosse un contributo a guardare con realismo i drammi, le sfide di oggi, ma a partire proprio da questo desiderio di bene. Non vorremmo cadere nel cinismo triste di chi tenta di rinunciare ai desideri e alle speranze per il solo gusto di opporsi a tutto e a tutti. Vorremmo, al contrario, che anche queste giornate potessero essere l'occasione per guardare il positivo che c'è, per incontrarsi, per dialogare e per costruire insieme. Proseguendo questo nostro avvio di meeting, vi do lettura del messaggio che il Presidente della Repubblica ha voluto inviarci e di cui gli siamo estremamente grati per questa compagnia, per questa autorevole compagnia che continua a fare alla nostra esperienza del meeting. Nella giornata inaugurale del meeting 2017 desidero rivolgere a loro e a tutti quelli che parteciperanno agli eventi di Rimini il mio saluto più caloroso, insieme all'auspicio che l'incontro produca buoni frutti, aiutando così l'intera società a rafforzare la propria coesione nello spirito dei valori propri alla nostra Costituzione. Il tema scelto per quest'anno, quello che tu erediti dai tuoi padri, riguadagnatelo per possederlo, richiama la responsabilità nel passaggio generazionale, responsabilità degli adulti che non possono consumare in sovrappiù beni e opportunità sottraendoli ai propri figli, responsabilità anche dei giovani che sono chiamati a far proprie le storie e le cose per dare ad esse un futuro e divenire di questo protagonisti. Abitiamo un mondo che oggi si è fatto più piccolo e procede a velocità sempre più sostenuta. La globalizzazione da un lato, lo sviluppo delle tecnologie dall'altro mettono in discussione l'autonomia stessa della persona. L'idea di libertà, il senso di comunità, l'ambizione di fare storia richiedono di essere continuamente riformulati, vissuti nel presente. I giovani possono e devono diventare artefici di questa trasformazione epocale. La crisi demografica appesantisce la nostra società e favorisce la tendenza a guardare a orizzonti limitati, dimenticando di preparare il domani. Compito delle forze vive e lungimiranti è di tenere sempre viva l'attenzione sulle conseguenze delle scelte di oggi e di contrastare il campo corto di chi rinuncia ad alzare lo sguardo e progettare il futuro. La consapevole responsabilità verso chi viene dopo di noi è come la solidarietà verso chi è più in difficoltà. Senza queste spinte vitali non esiste continuità nella vita di una comunità e le stesse capacità di sviluppo di una società vengono significativamente indebolite. La politica, le istituzioni, i soggetti economici, i corpi sociali hanno tutti un peso nel determinare gli esiti dei cambiamenti in atto. Complessità e interdipendenza non sono alibi per un disimpegno. L'attenzione verso i giovani deve tradursi in occasioni concrete e innovazioni che aprano le porte a una mobilità sociale vera e a una piena cittadinanza, a partire dal diritto al lavoro e all'istruzione che sta alle radici della libertà delle persone e della società. Così, investendo sul futuro, una collettività ritrova fiducia e raddoppia la propria forza. Firmato Sergio Mattarella. Grazie Presidente anche per questo messaggio con cui apriamo il meeting. Invito ora a salire
Nasir Abdulaziz al-Nasser, l'alto rappresentante delle Nazioni Unite per l'Alleanza delle Civiltà, che darà lettura del messaggio che il segretario generale delle Nazioni Unite ha inviato per l'inizio di questo meeting. Your Excellency Paolo Gentiloni. Presidente Paolo Gentiloni, Primo Ministro dell'Italia, Eccellenze, leader religiosi, signore e signori. È per me un immenso piacere essere qui a Rimini ancora una volta, al meeting per l'amicizia tra i popoli. Dico ancora una volta perché 5 anni fa, nell'agosto del 2012, partecipai al meeting in veste di presidente della 66esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi, invece, ho il piacere di trasmettere un messaggio da parte di Sua Eccellenza il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che è profondamente dispiaciuto per non poter partecipare egli stesso a causa di precedenti impegni. Il messaggio del Segretario Generale si basa sul tema che è stato scelto per la 38esima edizione del meeting, con la citazione del Faust di Goethe. Quello che tu erediti dai tuoi padri, riguadagnatelo per possederlo. Questa citazione dall'opera di Goethe funge da ispirazione per il vostro programma di lavoro. Al fine di trarre un insegnamento da Faust, significa che, al fine di poter trarre veramente vantaggio da un'eredità, dobbiamo prima capire le lezioni e le responsabilità che sottostanno a tale eredità. Dobbiamo evitare di comportarci come Faust, che nonostante il suo successo si sente insoddisfatto della sua vita e arriva a stringere un patto con il diavolo, vendendo la sua anima in cambio della conoscenza infinita e dei piaceri mondani, a discapito del suo amore e della sua eredità, finendo per perdere tutto. Arriviamo a questo punto del tempo e dello spazio, plasmati dalle decisioni, buone e cattive, prese dai nostri padri. Quanto tempo e quanta attenzione dedichiamo davvero a imparare le lezioni e le responsabilità insite nel diritto che abbiamo alla loro eredità? Possiamo solo immaginare, per esempio, quanto più ricca potrebbe essere stata la nostra eredità senza gli orrori dei 2 conflitti mondiali. Ma auspichiamo di aver imparato e di esserci appropriati dei sacrifici, così come delle loro sagge decisioni, prese durante e in seguito a quei periodi problematici, come la Carta delle Nazioni Unite e la Convenzione Universale sui diritti umani e civili. L'azione di guadagnarsi e riappropriarsi di qualcosa non è a senso unico. Significa anche trasmettere agli altri, a coloro che verranno dopo di noi, le generazioni future. In realtà non riusciamo mai davvero ad appropriarcene.
ne entriamo in possesso solo per un momento, al fine di trasmettere poi alle prossime generazioni. Ciò che dobbiamo a coloro che verranno dopo di noi è pari, se non maggiore, di quanto dobbiamo a coloro che ci hanno preceduto. Uno dei concetti chiave emersi dal dibattito che abbiamo avuto sullo sviluppo sostenibile è l'idea dell'equità intergenerazionale. Quale eredità stiamo lasciando ai nostri figli e ai nostri nipoti a fronte dello sfruttamento delle risorse naturali e del maltrattamento arrecato al nostro pianeta come se fosse una discarica per l'immondizia globale? Le minacce crescenti al futuro del nostro pianeta richiedono una maggiore attenzione da parte nostra su come produciamo e consumiamo beni. L'ecosistema è limitato e non saremo in grado di sostenere una crescita eccessiva ancora maggiore. Lo squilibrio nell'impiego, l'acquisizione, uso e controllo delle risorse è come una miccia per i conflitti regionali, le guerre e diverse forme di estremismo, che servono pure a destabilizzare le popolazioni e a provocare ondate migratorie a discapito di tutti. L'aria, l'acqua e il cibo sono tre elementi fondamentali e indispensabili all'esistenza umana, che le persone nei paesi sviluppati danno sempre per scontato, in quanto ne hanno sempre avuto disponibilità. E poi, cos'altro abbiamo ereditato? C'è stato lasciato un mondo con persone piene di differenze, diverse culture, diverse tradizioni, diverse religioni, diversi colori della pelle, diverse idee e diverse esperienze. Tutte da confrontare e condividere. La diversità è anzitutto un segnale del fatto che la famiglia umana è composta da una vasta gamma di persone, posizioni sociali e benessere. La diversità è una condizione umana inevitabile. È una comune caratteristica dell'umanità e la diversità è altrettanto presente nella natura stessa. Abbiamo diversità nei fiori, nelle piante, nei terreni, nelle risorse, nell'acqua, nella conoscenza umana e nel benessere che dobbiamo condividere equamente tra tutti noi. Le sfide che ci troviamo ad affrontare sono grandi. Le Nazioni Unite cercano collaborazione e leadership da diversi gruppi, le ONG, il settore privato, il mondo accademico, i leader religiosi e civili. Dove sono i leader pronti ad agire per le generazioni che non sono ancora nate? Quale eredità lasceremo ai nostri figli e ai nostri nipoti? Quale eredità lasceremo loro perché la trasmettano ai loro figli? La grande prova per la leadership umana e per le Nazioni Unite in questo secolo sta nell'assicurarsi che la Terra rimanga una casa abitabile per l'umanità. Non dimentichiamo che il racconto di Faust comincia in paradiso. Però è sulla terra che dobbiamo adoperarci per coltivare una eredità basata sulla gioia di vivere e sulla felicità per l'umanità e le generazioni future. Fine del messaggio. Grazie a tutti e vi auguro il meglio per il vostro evento.
Grazie, grazie del messaggio del segretario generale, grazie della sua presenza. Il professor Vittadini ci introduce ora al tema specifico di questo incontro sulle prospettive dell'eredità e futuro dell'Italia, introducendo così il tema e l'intervento del presidente Gentiloni. Siamo tutti sconvolti da quello che abbiamo visto in questi giorni ancora in Europa, però noi siamo convinti che la vita non può che dominare sulla morte ed è per questo che facciamo il meeting, per dire che il desiderio di vita, di bellezza, di giustizia, di verità può vincere. Può vincere nella misura in cui ci chiediamo come anche. In questo cambiamento d'epoca, è un tema che sarà trattato in questo meeting, è un tema che è stato discusso dal presidente Violante e da Carroni in un incontro a Milano un po' di mesi fa e che sarà argomento di un ciclo proprio promosso dal presidente Violante in questo meeting. Cosa sta succedendo in questo cambiamento d'epoca? Ecco, io provo a dire qualcosa di un po' strano, che non è detto di solito per quel che riguarda l'Italia. Siccome faccio lo statistico e tutti parlano sempre di medie, io voglio sottolineare che l'Italia adesso è luogo della variabilità, delle differenze. E faccio degli esempi. Problema demografico, crollo vertiginoso delle nascite che mette in repentaglio anche la nostra vita economica futura. Eppure ci sono tante famiglie che fanno figli, non le più ricche. Famiglie che rischiano ancora sul futuro. Perché alcuni fanno figli e altri no? Prima domanda. Secondo esempio, l'immigrazione. Problema di turbamento per tanti, certi giornali fanno titoli apocalittici. Molti, anche poveri, sono preoccupati. Eppure, lo vediamo anche in questo meeting, nella mostra Nuovi italiani, nuovi europei, ci sono luoghi dove questo non è più un problema, è un fatto. Ci si integra, si lavora assieme. Immigrati sono italiani, si arrabbiano se gli diciamo siete la seconda generazione. Sono italiani, solo che sono gialli, neri, rossi, multicolori, ma sono italiani, lavorano in realtà educative, si aiutano a studiare. Perché in certi posti è cominciata una capacità di vita insieme che supera queste xenofobie? Qual è la differenza? E ancora, terzo esempio, l'imprenditoria. Difficile ripresa di uno sviluppo che comincia a esserci, più 1,5. Ma anche questo ha grandi differenze. Ci sono imprese che non riescono a venire fuori dalla crisi, che sono bloccate. Ma ci sono imprese che occupano, esportano, che sono al livello del massimo cambiamento della tecnologia. Perché alcuni ce la fanno e altri no? Perché alcuni sono capaci di cambiare e altri invece dicono abbiamo fatto sempre così? Perché ci sono immobilieri della Brianza, certi immobilieri che quando è arrivata l'IKEA, avendo sempre venduto intorno a Milano, adesso vendono a Teheran, vendono a Mosca, a New York, a Melbourne, a Pechino? Cosa li fa cambiare? Qual è la forza che li fa cambiare? Anche qui avremo tanti esempi in questo meeting. E poi il lavoro che è argomento di una mostra fatta da giovani laureati e non giovani che raccontano il lavoro che cambia. Anche qua tanto problema grave, tanto problema di non riuscire a lavorare, ma ci sono giovani italiani che vanno all'estero e sono i migliori, sia in università che fuori, o qui fanno tante start-up. Le ha visitate anche il presidente Gentiloni prima, che hanno voglia di lavorare, di costruire. Qual è che fa questa differenza? E infine, il problema educativo. Noi abbiamo una scuola ancora burocratica, ancora centralista, produce 150.000 abbandoni, ma quanti bravi insegnanti abbiamo tra di noi, quanti studenti che lavorano. Quando i nostri studenti vanno all'estero a studiare, anche in America, non sono secondi a nessuno. Bagnano il naso agli americani oppure anche agli inglesi.
Ma perché c'è questa eccellenza nella scuola? La domanda è: da dove nasce la variabilità? Perché aveva pur ragione Trilussa a dire che la statistica è quella di chi mangia un pollo in media, vedendo che c'è alcuni che ne mangiano due e altri che ne mangiano zero. Ma Trilussa non conosceva la varianza. La varianza è importante. Bisogna interrogarsi dove nasce la varianza. E allora il titolo del meeting, secondo me, ha questa questione. Il titolo che dice: quello che tu erediti dai tuoi padri, riguadagnatelo per possederlo, spiega la varianza. Perché noi veniamo da un paese che aveva le toppe sul sedere, aveva tutto rotto, l'abbiamo raccordato l'anno scorso ricordando i 70 anni della Repubblica, in cui tanta gente, 26 milioni di emigrati e gente che è venuta qua, ha fatto la varianza, ha costruito, ha ridato uno sviluppo a un paese che era morto. Perché non si può fare oggi? Ecco, ci sono due errori. Il primo errore è quello degli esterofili, che in questi anni ci hanno detto: ma l'Italia non funziona, è vecchia, bisogna diventare l'Inghilterra, la Germania. Gli Stati Uniti ci hanno quasi rovinato, perché hanno sputato su una ricchezza e una diversità. Hanno sputato sul fatto che ci sarà pure Starbucks nel mondo, ma quando vai in un caffè italiano, che da cui Starbucks ha preso, puoi prendere il caffè lungo, il caffè corto, un po' corretto macchiato. C'è la diversità, c'è la genialità, c'è la cosa che c'è un'intelligenza, un amore alla bellezza, che ci rende ancora su certe cose interessanti nel mondo, persino nella tecnologia, perché tutti vogliono la Ferrari che è poi tornata anche a vincere in Formula 1. Diventando inglesi e tedeschi, saremmo pessimi tedeschi, inglesi e americani. Quindi dobbiamo guardare la nostra tradizione, ma dobbiamo guardarla in modo diverso da quelli che vanno sull'autostrada e si voltano il collo, rubbernecking, per vedere l'incidente dall'altra parte. Abbiamo troppa gente che si guarda indietro e fa il rubbernecking della storia. Guarda indietro e dice: com'era bella l'Italia 50 anni fa, 30 anni fa. Basta rubbernecking, se no si blocca la fila. Bisogna avere gente che guarda avanti, che prende la tradizione per cambiare, per riguadagnarsela. Questo è il tema. Ma per questo ci vuole quello che ci ha insegnato Don Giussani. La tradizione va criticata oggi. È ricostruita nel presente, come i giovani che hanno fatto la mostra sul lavoro. Non si può ritornare a fare l'arrotino, non si può tornare a fare lo spazzacamino dicendo com'era verde la nostra valle. Bisogna costruire nel nuovo. Per questo bisogna prendere lo slogan che c'era in quella mostra: il lavoro cambia, ma non i desideri che sono nel cuore dell'uomo. L'uomo è sempre protagonista. Bisogna ripartire dal desiderio, dalla domanda. Il cambiamento d'epoca è segnato dal cambiamento degli uomini, che ricominciano a fare non le cose di prima, ma le stesse domande che avevano allora. E allora costruiranno missili invece di carretti, ma costruiranno con la domanda di rifare un nuovo, senza guardarsi indietro, prendendo la ricchezza della forza italiana e questa diversità per ricostruire. Allora, Presidente, noi vorremmo che fosse guardata la diversità, che anche dal punto di vista politico fosse premiato chi fa, chi occupa, chi esporta, chi investe, chi studia. Bisogna che anche la politica finisca con le medie, che danno a tutti un po', a pioggia. Bisogna premiare questa diversità in atto, perché questa diversità farà il bene anche di quelli che fanno fatica di cambiare. Questo meeting è per cercare di descrivere questo riguadagnare con questa diversità, con questa voglia di fare, con questa voglia di costruire, senza più guardarsi indietro. Grazie. Presidente Gentiloni, ora ascoltiamo il suo intervento. Grazie. 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 Cara Presidente Guarnieri, caro Giorgio Vittadini,
Credo che il 38esimo meeting non possa in effetti che aprirsi anche da parte mia con un omaggio alla Catalogna e a Barcellona. Questa città straziata che anche stamattina con la messa per la pace che si è svolta nella Sagrada Famiglia ha dato un messaggio di forza umana a tutta l'Europa. E per questo noi dal meeting diciamo alla splendida e amica Barcellona che noi siamo al suo fianco e che abbracciamo dal meeting le famiglie di Bruno Gulotta, di Luca Russo, di Carmela Lopardo, i tre cittadini italiani che hanno perso la vita in quell'attentato. Daesh è stato sconfitto, ha perso la sua partita fondamentale, che era l'idea di cercare di trasformare in uno Stato, in un controllo di un territorio, la propria presenza terroristica, ma la sua minaccia continua. E dobbiamo dirci che questa minaccia riguarda tutti. Io non credo alla propaganda di questo o quel sito jihadista, ma sono consapevole che nessun paese, e quindi certo neanche l'Italia, può sentirsi al riparo da questa minaccia. E quindi è decisivo che venga da tutti noi il sostegno a quelle forze dell'intelligence, forze dell'ordine, militari impegnati nell'operazione Strade Sicure che si impegnano per garantire la nostra sicurezza. Far sentire il Paese unito attorno a queste forze che tutelano la nostra sicurezza, vorrei dire, è altrettanto importante di quanto sia importante ripetere, e noi lo ripetiamo anche da qui, che i terroristi non ci costringeranno a rinunciare alla nostra libertà. Quindi noi difenderemo la nostra libertà, ma lo facciamo ringraziando chi ogni giorno lavora per rendere possibile a tutti noi di continuare a vivere come siamo abituati a vivere liberi. Quello che erediti è il tema del meeting di quest'anno, ma di quale eredità stiamo parlando? Io comincerei da questo. Ci sono molti giovani qui, giovani che abitano il mondo ed è dal mondo credo che dobbiamo partire. Oggi nel mondo il passato come bene rifugio è all'origine di molte semplificazioni, semplificazioni sbagliate in molti casi, sia nelle loro versioni imperiali di piccoli o grandi imperi e sia in quelle nostalgiche di improbabili e intatti piccoli mondi antichi. In entrambe queste versioni, il rifugio nel passato non funziona. Sovranismi, nazionalismi, protezionismi economici, ma anche individualismi esagerati, culto dei privilegi, irresponsabilità verso gli altri e verso l'ecosistema, verso gli equilibri climatici, verso il nostro paese. Insomma, l'affermazione prepotente di un primato nazionale o individuale che spesso viene spacciata come omaggio al passato. E io lo dico forte e chiaro, cari amici, se questa è l'eredità, se questo è il richiamo del passato,
questa è un'eredità alla quale noi rinunciamo volentieri. Chiediamoci piuttosto da dove viene questo vento di chiusura, perché se ci limitiamo ad ignorarlo, contrapponendo al vento della chiusura un'esaltazione dell'apertura, sappiamo che corriamo dei rischi. George Orwell osservava che per vedere quello che abbiamo davanti al naso serve uno sforzo costante. Il fatto è molto semplicemente che livelli di benessere, di sicurezza, di conoscenza senza precedenti convivono con un'inedita diffusione di paure del futuro. Perché i grandi fattori di progresso contengono minacce che non possiamo ignorare. E quindi sì, la globalizzazione ha portato 1,2 miliardi di esseri umani a uscire dalla povertà, soprattutto in Asia e in America Latina. Sì, la globalizzazione ha aumentato le aspettative di vita. Certo, la globalizzazione ha sconfitto alcune malattie e ha perfino in generale, nelle medie, lo dico al professor Vittadini, ridotto il livello di violenza. C'è un livello di violenza inferiore a quello che c'è stato nel nostro pianeta nel corso di migliaia di anni di storia. E certamente la rivoluzione digitale ha offerto a miliardi di esseri umani capacità di conoscere e di comunicare senza precedenti. Eppure, pur essendo vero tutto questo, l'illusione di una pace universale e dell'onnipotenza dell'individuo cosmopolita, qualcuno l'ha definito l'uomo di Davos, quello che immaginava di poter dominare il mondo, è durata un attimo questa illusione. Quel breve periodo della nuova Belle Époque degli anni 90, tra la caduta del muro di Berlino e il crollo delle Torri Gemelle, quasi a fare da pandana ai primi 10 anni del secolo, gli ultimi 10 anni del secolo. Lì è durata la grande illusione. Ma oggi è chiaro che la globalizzazione e la rivoluzione digitale lasciano sul terreno i loro perdenti. È chiaro, è davanti al nostro naso, ma dobbiamo fare uno sforzo costante per renderci conto di quello che è davanti al nostro naso. Per dirla con Sigmund Bauman, il confronto tra l'enorme ventaglio di possibilità dischiuso a ciascuno di noi e la realtà crea uno stato di infelicità. La rivincita della storia sull'illusione non è stata indolore. Tra i suoi effetti, ne potremmo discutere a lungo, ma tra i suoi effetti c'è stata sicuramente la diffusione della solitudine. Guardate in alcune delle più grandi città europee il numero delle famiglie composte da una sola persona e vi rendete conto che siamo in molti casi ben oltre un terzo dei nuclei familiari. La solitudine, l'esclusione che ha colpito le fasce, gli strati più deboli della nostra classe media e che colpisce in alcune parti del paese, in modo particolare i giovani. La paura che talvolta, anzi spesso, si alimenta di un sentimento di minaccia alla propria identità, la paura per la identità minacciata. Quindi l'eredità di cui parliamo va collocata in questo passaggio storico, che poi significa sul piano nazionale capire di che parliamo quando parliamo di eredità, di identità italiana. Per metterla a frutto, innanzitutto capirla. E voglio dire, ne accennava prima Vittadini, che noi frequentiamo molto, troppo a mio avviso,
i punti deboli di questa nostra identità italiana. Non perché non ci siano, ci sono i punti deboli di questa nostra identità. Certo che c'è un rapporto difficile tra i cittadini e uno Stato relativamente recente, certo che ci sono le differenze tra Nord e Sud, certo che c'è la mancanza di un racconto nazionale da parte delle élite, della classe politica, dei responsabili dei media. Si soffre la mancanza di un racconto nazionale. Ma dobbiamo abituarci a far valere gli straordinari punti di forza della nostra identità e non soltanto a frequentare i più o meno veri fattori di debolezza. Dobbiamo abituarci a frequentare i punti di forza della nostra identità. È un patrimonio che può... il nostro, che può aiutare l'Europa intera a non farsi contagiare, anzi a essere alternativa al vento delle chiusure. Io sono orgoglioso del fatto che in occasione dei 60 anni dei Trattati di Roma, proprio in Italia, si sia in un certo senso manifestato l'inizio di un certo risveglio di orgoglio europeo, della sensazione che l'Unione Europea possa essere, oltre a tutti i guai che la attraversano, anche una risposta in positivo, una risposta in avanti alle difficoltà, alle crisi di identità, al ritorno dei nazionalismi di cui parlavo prima. Insomma, se è vero che oggi servono radici, dinamismo, cultura, capacità di lavoro e di impresa, coesione sociale, apertura, chi meglio di noi italiani può essere capace di stare al mondo, in questo mondo, nel mondo che noi oggi viviamo? Perché noi siamo aperti al mondo da secoli, lo sono le nostre città, lo sono le nostre imprese, quelle che in gergo si chiamano multinazionali tascabili, vi accennava prima Vittadini, hanno molto spesso delle radici fortissime nei loro territori. Portano in giro per il mondo la cultura che i genitori, i nonni, il genius loci dei loro territori ha costruito in decenni di attività. Le multinazionali sono multinazionali, ma hanno radici nel territorio. Questa è l'Italia che oggi ha la forza di stare nel mondo in modo competitivo. E allora come investire questa eredità? Come far fruttare questo vero e proprio capitale italiano? La crescita è finalmente tornata, frutto del lavoro di questi anni, dell'impegno per le riforme, portato avanti in particolare dal governo guidato da Matteo Renzi e che noi stiamo proseguendo. Non era scontato tenere assieme la crescita e l'avanzo primario che i nostri conti continuano ad avere da anni e anni. Non era scontato riuscire a impedire che alcune crisi bancarie mettessero a repentaglio il risparmio di milioni di famiglie di italiani. Non era scontato, ma non basta. La sfida dei prossimi anni sarà la qualità della crescita in termini di lavoro e di contrasto all'esclusione sociale. Io sono certo che noi faremo nuovi passi nella direzione giusta nella prossima legge di bilancio, che del resto sarà un passaggio chiave per concludere in modo ordinato la legislatura, che è il compito che io oggi mi pongo e sul quale impegnerò con tutte le mie forze il governo. Grazie al lavoro di questi anni, grazie alla manovra correttiva di primavera, grazie alle condizioni ottenute a Bruxelles
negli ultimi mesi. La legge di bilancio consentirà alcune limitate misure per accompagnare la crescita nella direzione giusta. Non ho usato a caso l'espressione alcune limitate misure. Non sarà una legge di spesa facile, sarà una legge con interventi molto selettivi. E l'impegno che io prendo al meeting davanti a voi, davanti a tanti giovani presenti, è che nell'ambito di questi limiti intendiamo concentrare questi impegni innanzitutto sul lavoro per i giovani. Lo faremo attraverso incentivi permanenti, grazie, stabili. Devo bere? Voi anche non bere. Grazie. Lo faremo attraverso incentivi permanenti, stabili all'assunzione dei giovani, consolidando i risultati del Jobs Act. Lo faremo attraverso un impegno straordinario sulle politiche attive per il lavoro, che sono, come sapete, il nostro vero tallone di Achille nel nostro sistema. Noi veniamo da una storia nobile di difesa del lavoro, intesa prevalentemente come difesa dei posti di lavoro esistenti. E siamo peraltro tuttora impegnati, ci sono oltre 100 tavoli al Ministero dello Sviluppo Economico insieme a imprese e sindacati impegnati nella difesa dei posti di lavoro in crisi di imprese esistenti. Ma per far fruttare i talenti di ciascuno di fronte all'enorme velocità dell'innovazione non basta la difesa dei posti di lavoro esistenti. Serve la capacità di facilitare l'accesso e qui alcune norme shock di incentivo possono essere fondamentali, soprattutto se sono stabili. E serve poi la capacità di accompagnare la ricerca del lavoro quando si rende necessaria, di aiutare il cittadino, la persona, l'impegno per l'alternanza scuola-lavoro e l'impegno per l'industria 4.0 non possono essere due strade parallele. Devono incrociarsi in un grande progetto di politiche attive del lavoro, capace gradualmente, e non sarà facile, di tenere il passo e il ritmo dell'innovazione. Sapendo che le norme, anche se fossero sufficienti, non basteranno, che il copione dei percorsi di vita e di lavoro individuale è sempre meno già scritto e che mettere a frutto i talenti dipenderà comunque dall'impegno di ciascuno. Mi ha colpito vedere nella mostra che prima abbiamo visitato quanto chiara sia questa consapevolezza, almeno in coloro che questa mostra hanno organizzato, che chiedono norme, chiedono l'impegno della Repubblica, dello Stato, ma sono consapevoli che senza il rischio e l'impegno individuale ricostruire questo percorso di lavoro non sarà facile, perché i copioni già scritti sono sempre meno frequenti e sempre meno possibili per i nostri giovani. Al tempo stesso cercheremo più forza nel contrasto alla povertà e alle diseguaglianze. Io mi vergogno di un pianeta in cui un grande banchiere può guadagnare in un anno 185 milioni di dollari. Non è accettabile una cosa di questo genere ed è un problema per il mondo, per l'opinione pubblica, per il senso comune che dobbiamo costruire insieme. Siamo orgogliosi di aver dato vita al reddito di inclusione, per la prima volta uno strumento nazionale per far fronte
almeno per alcune delle famiglie in condizioni di povertà, a questa situazione. Siamo orgogliosi del metodo che ha visto il governo lavorare per questo obiettivo con un'alleanza di corpi intermedi e di volontariato, ossia di tanta parte del tessuto connettivo del nostro modello sociale. E infine allarghiamo il nostro sguardo, cari amici del meeting. Si è parlato molto in questi mesi dello sguardo di Magellano, cioè di guardare il mondo dalla meta raggiunta dall'esploratore, non dall'origine. E dobbiamo adottare lo sguardo di Magellano, sapendo che Magellano sempre portoghese rimase e sempre italiani rimasero, i tanti italiani che con Magellano viaggiavano, e quindi che il loro sguardo da fuori, il loro sguardo globale, non perdeva la propria identità. La sfida, se adottiamo questo sguardo, è innanzitutto per noi quella di investire in Africa e nel Mediterraneo, promuovendo lo sviluppo, quello sviluppo che la Populorum Progressio definiva il nuovo nome della pace, e rendendo gestibili i flussi migratori attraverso la sconfitta del traffico di migranti clandestini. Il fenomeno è di lunga durata. Già Seneca ricordava l'incessante peregrinare dell'uomo, e la geografia e la demografia da cui siamo circondati ci dicono che il fenomeno resterà lì, che dovremo farci i conti a lungo, che chi semina odio e facili illusioni non farà un buon raccolto in questo contesto di un fenomeno permanente e di lunga durata. Ma dire che si tratta di un fenomeno di lunga durata non significa rinunciare a gestirlo, non significa non porsi l'obiettivo delle regole e dei limiti che dobbiamo insieme decidere e portare avanti. E io rivendico al governo italiano, che certo non accetta da nessuno lezioni in campo umanitario, perché ha fatto bene Jean-Claude Juncker quando ha detto che l'Italia ha difeso l'onore dell'Europa sulla questione migratoria. Questo stesso governo è anche il governo che promuove le regole attraverso, ad esempio, il codice di condotta con le organizzazioni non governative, che contribuisce alla stabilizzazione della Libia e che attraverso queste iniziative comincia a vedere dei risultati in una gestione meno disordinata e in una riduzione anche numerica dei flussi di migrazione controllate dai trafficanti. Non siamo arrivati all'obiettivo, non facciamoci illusioni, ma la strada, si dimostra, è una strada giusta sulla quale continueremo. Il governo, alla luce di questi risultati, non deve avere paura di riconoscere diritti e di chiedere rispetto di doveri a chi giunge in Italia e ancor più a chi in Italia è nato e studia nelle nostre scuole. Se abbiamo a cuore il futuro della sicurezza e della convivenza sociale, la risposta è nel governo dei flussi migratori e nel contrasto alla radicalizzazione islamista. La risposta non è nell'esclusione, la risposta non è nella negazione della realtà, perché l'esclusione e la negazione della realtà alimentano ogni forma di reazione negativa e di minaccia. Non sono una garanzia di sicurezza, sono una garanzia di insicurezza per il nostro Paese.
Riguadagnare l'eredità come paese vuol dire dunque non aver paura dei nostri talenti, non aver paura di questo capitale italiano, avere a cura il nostro interesse nazionale senza alcuna concessione a muri e protezionismi, semplicemente sentirsi italiani. Non esiste un'identità cosmopolita, ma le radici che tu devi rivendicare devono guardare al futuro. E noi italiani possiamo guardare al futuro con il bagaglio della nostra storia e con la forza della nostra esperienza meglio di tanti altri, se solo avessimo il coraggio e la forza di esserne consapevoli, finalmente di esserne consapevoli. E mi rivolgo soprattutto ai giovani tra voi, perché toccherà molto a voi la consapevolezza di questa straordinaria potenzialità che è sentirsi italiani e poter investire il capitale italiano, puntando sulle reti d'impresa, sui corpi intermedi, sulla famiglia, sulle comunità. Il modello italiano che vince è fatto anche di questa coesione sociale. Tornando a Bauman, la felicità comincia a casa, scriveva Bauman, in contatto con le altre persone, nelle discussioni, nei tentativi di negoziazione, nei litigi, nel provare a capire le ragioni dell'altro. E quindi non sovranismo, ma patriottismo, soft power italiano. Un grande figlio della Catalogna, il sociologo Manuel Castells, diceva: le élite sono cosmopolite, ma la gente è locale. E noi dobbiamo avere la consapevolezza che le cose stanno esattamente così, come le raccontava alcuni anni fa Manuel Castells. Su questa eredità di radici, di memoria, di cultura e territorio aperti al mondo, possiamo investire il capitale italiano. Su questa identità, l'impegno di tutti e di ciascuno di noi può far vincere l'Italia. Grazie. No, tu, non prima. Vorremmo proprio, quasi corrispondendo a questo appassionato interesse per i giovani, proseguire con alcune domande poste dai giovani su alcuni dei temi che sono stati già affrontati dal Presidente Gentiloni. Marco Saporiti. Che è uno dei giovani che ha preparato, anzi è il capo del gruppo di giovani che ha preparato la mostra del lavoro che il Presidente prima ha visitato. Buongiorno Presidente, appunto ho curato insieme ad altri miei coetanei la mostra su Ognuno al suo lavoro che è in B1. La domanda si riferisce al fatto che sono un designer della comunicazione e 4 anni fa, ancora prima di laurearmi, ho aperto partita IVA per lavorare sempre nell'ambito della comunicazione. Oggi, una volta che mi sono laureato, la prospettiva è quella di aprire una piccola impresa. Ho aperto uno studio e l'idea a settembre di fondare un SRL. Però nella costruzione di tale progetto riscontro ostacoli, delle difficoltà a livello sia economico, finanziario che burocratico, no? Che non facilitano quello che è questo desiderio di fondare questa impresa. Allora la domanda è, siccome io voglio che questo nasca in Italia, che sia in Italia,
perché mi trovo qui banalmente, come il sistema economico italiano guarda e politico guarda queste piccole imprese che hanno tutto il desiderio di nascere e crescere. Ma cioè lui è quello che ha fatto la mostra, per diciamo che ha coordinato il lavoro della mostra, quindi è abbastanza, come si dice, nasce imparato, quindi conosce il meccanismo della comunicazione abbastanza bene, almeno da quello che ho visto visitando la mostra. Io ho avuto l'occasione 10-11 anni fa di fare il ministro delle comunicazioni. Tra l'altro sono stato l'ultimo ministro, hanno chiuso il ministero dopo la mia performance, e vi confesso che all'epoca, ma forse soprattutto negli anni precedenti a questa esperienza, avevo una qualche perplessità sul proliferare di imprese, attività nel campo della comunicazione. Anche le università, no? Le facoltà di scienze delle comunicazioni erano tra le facoltà le più... Devo dire che negli ultimi 10 anni queste perplessità non hanno più ragione di essere, perché indubbiamente se c'è un settore nel quale la capacità di impresa, la capacità di rischiare, la capacità di mettere insieme imprese innovative è effettivamente possibile, è tutto il mondo che ruota attorno alla comunicazione in generale e all'uso del web in particolare. Quindi la mia risposta è crederci, lo dico perché so che tu ci credi, perché ne abbiamo parlato mentre abbiamo visitato la mostra, che è la cosa fondamentale, perché non c'è nessuna normativa, tra virgolette, favorevole che possa sopperire alla volontà di chi si cimenta in questa attività di rischiare e di intraprendere. Noi abbiamo cercato, soprattutto negli ultimi 2 anni, di fare dei passi che rendessero, diciamo così, più facile la vita lavorativa alle partite IVA, a chi porta avanti questo tipo di esperienze. Abbiamo anche, oltre ad approvare il nuovo regime forfettario, abbiamo anche approvato in Parlamento quello che abbiamo definito, forse un po' in modo altisonante, comunque il Jobs Act del lavoro autonomo. Dobbiamo fare ancora molto. Mi pare di aver intravisto in sala un giornalista del Corriere della Sera che scrive molto di queste cose ed è molto insistente sui limiti che ancora abbiamo nel facilitare l'attività delle piccole, piccolissime imprese. Quindi la mia valutazione è che alcune cose si sono fatte, regime forfettario, facilitazione degli obblighi dei pagamenti, facilitazioni per le start-up e anche per le PMI innovative. Molto resta da fare, ma il segreto è nella capacità di iniziativa e di impresa dei giovani che in prima persona rischiano di intraprendere questa strada. Questa almeno è la mia risposta. Grazie. Proseguiamo, credo, ancora sul tema del lavoro con Maddalena Saccagi, che è un'altra delle curatrici della mostra sul lavoro. Buongiorno Presidente. Nell'esperienza lavorativa di questi anni post laurea, in cui sto svolgendo la pratica forense, continuando a collaborare con l'università, è essenziale incontrare maestri e imparare, riguadagnare il loro sapere per possederlo io un giorno, spero non lontano. Tuttavia, 2 problemi sorgono all'orizzonte. Da un lato il costante ricatto presente nel nostro mercato del lavoro,
per cui se non ce la fai c'è sempre un altro dietro di te che ti può sostituire, anche a un salario minore e lavorando più ore. Dall'altro, il futuro della ricerca nell'università italiana, spesso immobilizzato e poco incentivato, che spinge molti di noi ad andare all'estero. Davanti a tali limiti, quali aiuti ci può dare il sistema paese per realizzarci e offrire in tal modo un servizio e una professionalità alla società civile? Sì, grazie. Ma dicevo nel mio intervento che una delle misure principali sulle quali puntiamo nella prossima legge di bilancio è proprio una misura tesa a incentivare, consolidando i risultati del Jobs Act, le assunzioni per i giovani. Mi auguro, almeno in parte, rendendole convenienti al punto da ridurre quella competizione al ribasso di cui prima parlavi. C'è sempre qualcuno che magari si offre di lavorare di più a uno con un compenso inferiore. Per quanto riguarda l'università, la ricerca, noi adesso stiamo avviando un nuovo esperimento, che è l'esperimento di individuare i 180 dipartimenti di eccellenza delle università italiane, di dare a questi dipartimenti delle facilitazioni economiche, dei finanziamenti, a condizione che assumano ricercatori. Vediamo se funziona. Mi auguro, penso che possa essere un buon incentivo. Contemporaneamente stiamo lavorando sulla diffusione dell'università, che sembra un obiettivo scontato, ma se paragoniamo l'Italia ad altri paesi europei, scontato non è affatto, attraverso anche misure di agevolazione che secondo i nostri calcoli potrebbero raggiungere circa 600.000 studenti tra no tax area da un lato e tasse calmierate dall'altro, per incentivare chi magari anche per ragioni economiche non va all'università ad andarci. Siamo indietro nei confronti internazionali su questo. Ampliare la base della popolazione universitaria, rafforzare la ricerca soprattutto nei dipartimenti di eccellenza, in generale rendere il nostro sistema universitario più attraente e più competitivo a livello globale. Io non ho paura di un sistema universitario globalizzato, in cui studenti e ricercatori di diverse nazionalità frequentano paesi diversi da quello in cui sono nati. Ho paura che l'Italia non sia sufficientemente competitiva. Noi siamo al quarto posto in Europa in quanto a popolazione universitaria. Ma detto questo, mentre non mi stupisce che siamo molto indietro rispetto al Regno Unito o la Francia, mi stupisce che siamo meno della metà della Germania come numero di studenti stranieri nelle nostre università. Se pensiamo alla qualità delle nostre università e delle nostre città e del vivere nel nostro paese, penso che possiamo fare molto meglio. Quindi non abbiamo paura di un sistema europeo, dobbiamo essere, come Italia, molto più competitivi dentro questo sistema europeo. Grazie. Concludiamo con l'ultima domanda, che credo ci porti su altri orizzonti, di Andrea Veduto. Signor Presidente, la drammatica situazione del Mediterraneo e del vicino Oriente chiede a tutti gli attori europei una grande responsabilità. Ma al di là dei facili slogan populistici, cosa può e cosa deve fare l'Italia per dare a queste crisi risposte credibili e concrete? Come si sposa il concetto di sostenere le popolazioni là dove sono,
quando i paesi in cui vivono, penso ad esempio alla Siria, sono vittime di un embargo e di sanzioni provocate proprio dalla comunità internazionale, che non danneggiano di certo i regimi, e quando l'Italia finalmente recupererà una posizione di rilevanza, ormai persa da tempo, all'interno del Mediterraneo. Grazie. Ma io non sono del tutto entusiasta dell'ultima frase della tua domanda. Nel senso che l'Italia nel Mediterraneo, noi abbiamo una centralità che forse non abbiamo cercato, ma che ci dà la geografia e l'attualità nelle politiche migratorie dell'Unione Europea. Abbiamo una centralità in una delle grandi crisi del Mediterraneo, la crisi libica. Abbiamo tra i paesi europei uno dei ruoli fondamentali nella lotta contro Daesh, il terrorismo che si è fatto, si faceva stato. Ricordo a tutti che dopo gli Stati Uniti siamo il paese che ha il numero maggiore di forze militari impegnate nel contrasto a Daesh. Abbiamo un ruolo fondamentale in Libano. Se la vogliamo mettere in termini economici, considerando il Mediterraneo allargato, l'Italia è uno dei quattro grandi partner economici di questa grande area del Mediterraneo allargato e gli altri tre si chiamano Stati Uniti, Germania e Cina. Quindi io non mi butterei tanto giù. Contemporaneamente mi butto giù e come? Perché il problema del Mediterraneo è che, per quanto impegno un singolo paese, io penso che l'Italia abbia sia impegno che ruolo nel Mediterraneo, è che la chiave per la stabilizzazione del Mediterraneo, per la soluzione delle crisi, non è stata ancora trovata. Dov'è questa chiave? Ogni tanto sento da qualcuno la nostalgia dei tempi nei quali, e coincidevano un po' con quel periodo dell'illusione del mondo con la storia finita, del mondo piatto, del mondo con una unica grande potenza, nostalgia del fatto che ci potesse essere qualcuno che da fuori costruisce l'ordine. L'esperienza ci ha dimostrato che non è così, che non funziona. Che cosa serve nel Mediterraneo? Io penso che serva uno schema multilaterale in cui anche nei momenti più difficili, e questo è un momento molto difficile, perché abbiamo una crisi irrisolta in Libia, una crisi irrisolta nello Yemen, una crisi che forse vede qualche barlume di speranza in Siria, ma nel frattempo il 60% della classe dirigente dei giovani siriani ha abbandonato la Siria. Una tensione rinnovata e pericolosa nel Golfo. Ecco, quindi anche in questi momenti così difficili serve una capacità multilaterale di tessere la trama di relazioni possibili di pace. Noi abbiamo avuto un'esperienza in Europa durante la Guerra Fredda, quella che poi ha dato vita ai trattati di Helsinki, ed era l'esperienza in cui si cominciava a discutere di cose semplici: la convivenza, i confini, il rispetto di alcuni principi basilari. Io mi auguro, ci sono alcuni paesi che stanno lavorando in questa direzione, penso al Kuwait per esempio. L'Italia è uno di questi che cerca di tessere una trama anche in un momento di grande disordine
che continui a far dialogare le forze in conflitto. Abbiamo bisogno, cioè, di mettere alla prova un nuovo multilateralismo nel Mediterraneo. Non c'è più una grande potenza che detta le regole a tutti, non ci sarà un ritorno a egemonie imperiali di potenze regionali, anche se qualcuno magari spera che si possa realizzare. Ci deve essere una lenta, faticosa, graduale costruzione di un ordine multilaterale. L'Italia, io credo, non è indietro, sta facendo la sua parte, può farla naturalmente molto di più. Grazie. Grazie. E grazie a tutti. Grazie, grazie Presidente, da parte di tutti noi, per essere venuto qui e per aver voluto ascoltare e guardare anche a quello che stiamo facendo. Ciao, arrivederci. Grazie.